Quasi 10 milioni di euro in meno nel bilancio di previsione per le casse comunali per il 2025, frutto questo degli aumenti delle materie prime e dell'adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti pubblici. Dove trovare i soldi? Non è da escludere un ritocco alla tassazione. Il sindaco Sergio Giordani sottolinea come da parte del governo non arrivino risposte, anzi venga sottolineato che le imposte non vengono toccate, per gettare però la palla agli enti locali. Un grosso problema, perché sta ribaltando. C'è un passare di messaggio, va tutto bene, finga scarico sui comuni e le province, mi spiego meglio. Contratto pubblico, giustamente è stato rinnovato, niente da dire, però è stato scaricato completamente sui comuni e sulla provincia, 4 milioni e 7 se non sbaglio, e spendere più altri 2 milioni, 2 milioni e mezzo, cioè tutti i costi che non apre il governo e scaricano. Questo vuol dire che tagliare costi o forse aumentare le tasse, perché qualcuno deve tirare fuori. Se non aumenta le tasse dello Stato, aumenta le tasse in comune e in provincia, non c'è, è gioco, chi si tiene il cerino per ultimo. Non si possono toccare i sociali, perché sarebbe delinquenziare a toccarli, bisogna badare a tutto. Di solito il bilancio preventivo ci impiega un giorno o due a fare, questa volta ci ho impiegato tutti gli assessori, dirigenti, ci ho impiegato 2 settimane, è molto molto infine e non è ancora completata.